Three, two, one. I don't like hitting girls. Yeah. So I'll try to get them. Let's go. You can't do that. You're not welcome here. I'm gonna enjoy this. Let's rumble. I don't know why they bothered. Trust me, you're better off just running. Your ass is mine. Come on. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con l'inizio delle missioni dei Sons of Samedi, più tutte le altre gang, ma ne facciamo una alla volta, come abbiamo sempre fatto. Anche se ora che ci penso, il terzo capitolo è il gioco che ti fa andare in ordine, non sei tu a scegliere quale gang farti prima, è vero. Se vedete là sopra, ho il rispetto infinito. Questo cosa vuol dire? Niente trucchi come al solito, ma tutte le varie modalità, tutte le cose che ho fatto fin ad ora, mi hanno permesso di acquisire abbastanza rispetto da praticamente non dovermene più preoccupare per tutto il resto del gioco. Quindi possiamo fare tutte le missioni del gioco senza doverci preoccupare. Ma sta piovendo? Ah no, era il vento. Senza doverci preoccupare delle conseguenze. Abbiamo inoltre anche le munizioni per il fucile a pompa infinito. Abbiamo, come abbiamo già visto, le munizioni per il lanciarazzi infinito, per la pistola infinito. Abbiamo una cazzo di motosega che è praticamente sciotta. Devo fare una missione per avere anche i mitra infiniti, ma non l'ho ancora fatta. Missione che alla fine ho fatto. Dai che ci siamo. Dai! Finalmente! Ce l'abbiamo fatta, vaffanculo, $5,000. Munizioni illimitate. Cazzo, sì. Il fucile, il fucile d'assalto è una bella rottura di palle, perché ti devi fare le missioni da hitman, le missioni da killer. Devo decidere se farle o meno. Che per avere le munizioni infinite devi farti tutte le missioni da killer, Quella è una bella rottura di palle. In percentuale ho completato più adesso che di quanto abbia mai fatto fino ad ora. Cioè sono oltre la metà del completamento e qua avrò fatto sì e no neanche un'attività. Quindi abbiamo detto continuiamo i Sons che sono qui e vediamo che cosa succede. Veteran Child. Oh no, sta pesando la droga. What are you doing here? I've been watching this place. I know you're here alone. Not for long, I'm not. So you better get the... Don't make this difficult. Ah beh. Bitch! Madonna, l'hai stesa con un colpo solo? È incredibile. Back off! Back the fuck off! You think you're walking out of here? Unless you want a bullet in this bitch, you're goddamn right I am. Kid, you just made a stupid... You know who the fuck I am! Seeing as I'm gonna kill you in a few seconds, I don't really give a shit. Keep your distance! Dato che ti ammazzo tra poco, direi di no. Giustamente. If you want to see Shondi again, you better come to Cox. Ok, ci vediamo al Cox. Veteran Child wants me to see him at Cox. You think it's a trap? Yeah, a little prick called me and told me where to find him. Either it's a trap or he's just a fucking idiot. In case Shondi's not there, I need you to look into other places he might take her. I'm on it. Bravo, Pierce. Pierce, come l'ho già detto una volta, lo ripeto.
è forse il Saints quello più fedele in assoluto. Secondo me lui lo fa non perché è il lecchino del gruppo, è il lecchino del capo, simili. Semplicemente è fedele a questa cosa e basta. Cioè, a lui piacciono i Saints ed è giusto che i Saints siano protetti anche sotto di lui. You can't vabbè. Talk to the triple platinum veteran child like that. Il triplo platino. Let's see if you can still run your mouth after I knock your goddamn teeth out. We'll see about that, won't we? Vedremo, veteran, non ti preoccupare. Facciamo giusto un attimo di rifornimento alle armi. Tira pugni, dottone. Puoi acquistare armi corpo a corpo. Ah. E quindi ho sbagliato posto. Oh no. Anche se però la stangan potrebbe essere utile a questo giro. A questo giro la stangan potrebbe rivelarsi utile, quindi è meglio portarsela. Eccoci al Cox. Sarà pieno di nemici, ovviamente, quindi entriamo in grande stile. Uccidi Sons e proteggere Shondi. Allora, entriamo un attimo con calma, che nessuno ci venga a rompere il cazzo. I'm invincible, ti piacerebbe, eh? Che cazzo ti ridi, ma stai buono. Maledetti coglioni. Usiamo un bel fucilozzo a pompa automatico. Ma stai buono, il general. Spacco la faccia a tutti qua. Non avete capito contro chi siete. Mi dispiace per voi che avete incontrato come primo nemico me, ma siete solo degli stronzi. Veteran Child was never here. You got anything? Yeah, Veteran Child was scheduled to spend it on track tonight. Want me to get a crew and take him out? Nah, no worries. No, vado da solo, tranquillo. I'll myself. Ma poi perché venire qua? Cioè, che trappola era? C'erano cosa? Sette persone? Che cazzo di trappola era, ma? Mamma mia, che stronzo che avete lanciato. E ti pareva. Aspetta. Ecco fatto. Niente più macchinine per voi. Siete dei cattivi bambini. It's hard to find good help these days. Yeah, I was surprised too. Ero sorpreso anch'io. It's been your favorite record because when I find you, you're a dead man. Se chiami solo sette persone, voglio dire, dovevi prendere un po' più di persone per combattermi. Ecco fatto. Oh, occhio, occhio, occhio. Mi hanno bucato una gomma, e quando mai? La Madonna. Occhio che se mi prende. Ecco qua. Sapevo che avremmo fatto questa fine. Dio mio. Direi che ce la siamo cavata alla grande. Aspetta che ne arrivano un paio. Ecco fatto. Mi serviva giusto una macchina. Pensa un po'. Pensa un po', mi serviva giusto giusto una macchina. Col cadavere che intanto. Guardalo lì che sta twitchando malissimo. Guardalo, guardalo il collo. Guardalo. Cosa gli sta accadendo a quest'uomo? E niente, è caduto. Ah, sta macchina di merda sta già per esplodere. Però almeno siamo arrivati. Ecco qua, perfetto. Liberiamo un attimo la strada. Ecco fatto. È così che si passa. Benissimo. Mi sono fatto un male da solo che non ce n'era neanche bisogno. Ecco qua. Aspetta che finisco di liberare la zona. Giusto per sicurezza. Ma dai, com'è sopravvissuto questo tizio? Stattene buono, scemo. Ah, non vedo l'ora di comprarmi questo bel bar. Sembra un bel posto per fare una festa.
Sì, è proprietà vostra, come no? Proprietà intellettuale proprio, devo dire. Che tra l'altro, non vorrei dirlo, ma mi sembra che questo posto si veda anche in Saints Row 4. Mi sembra, Non vorrei dire una minchiata. Ecco fatto. Ma stai... stai sciallo, va. Aspetta. Ecco, vieni, vieni, vieni. Che bello avere munizioni infinite. E ne valsa proprio la pena di farsi tutte quelle missioni per averle, quindi. Che tra l'altro, qua per avere come premio le munizioni infinite devi farti il culo. Mentre in Saints Row 4, bene o male, Saints Row 4 e 3, bravo, ti devi comunque sbattere e arrivare uno al livello giusto per poterlo sbloccare. E due per avere anche i soldi. Sì, penso di poterti uccidere al tuo club. Oh, calmo. Calmo un attimo. Prendiamo le flashbang, prendiamo la stun gun, un attimo. Eh sì, ti piacerebbe, veteran. Ma dai! Non serve un cazzo sta pistola! Ma stai buono. Sta pistola non serve a una fava. Ah, va bene. Ma poi perché non mi prendi più di una flashbang, genio? Cioè, è quello che non capisco. Anche qua, poi, perché non chiami più di una? Di una persona? Prendiamo un'altra flashbang. Tiriamogliela. Ecco fatto. Risolto il problema. Speravo che la stun gun potesse servire a qualcosa, invece no. Dannazione. Shondi, you okay? My ex-boyfriend's a... Pretty much, yeah. Oh. In questa scena sembra proprio un padre. You should go home and rest. È appena passato il generale. Non me la ricordavo sta cosa. Sai cosa? Credo che mi porterò delle flashbang dietro. Credo proprio che terrò le flashbang invece che le bombe a mano. Ecco qua, compriamo un po' di flashbang e direi che siamo a posto. Non si sa mai che possano essere utili. Anzi, giusto, devo cambiare l'arma. Al posto della stun gun, la motosega. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!